intrattenimento della mia vita. Ogni viso che incontro è conosciuto, c'è un'atmosfera di calma e pace ovunque. Ma io sono anche una persona che non sa stare tranquilla un secondo, e qui entra in gioco l'aspetto festaiolo mucese. In estate si organizzano sagre e feste molto caratteristiche, durante le quali i cittadini del paese, dei dintorni e di fuori si ritrovano per stare insieme e divertirsi. Questa è Elisa Pupili, una ragazza di 19 anni che ci ha scritto al nostro indirizzo di posta elettronica redazione@italiamoremio.tv. Noi abbiamo risposto al suo invito, anzi invito anche voi a scriverci e andiamo a conoscere Elisa. Qualcuno di voi conosce Elisa Pupili? No. Sì, noi. Oh, benissimo. Ciao, io sono Chiara Cetarelli, Italia Amore Mio. Leonardo e Caterina. Che tipo è Elisa? Elisa è una ragazza simpatica, estroversa, socievole e sempre disponibile con gli altri. E c'è un debole per lei? No. Però siete amici da tanto tempo? Sì. E secondo te? Elisa è una ragazza che ama viaggiare, andare in discoteca, uscire con gli amici, insomma. Dinamica? Sì, dinamica. Dove la posso trovare? In piazza La Vittoria. Devo andare sempre dritta? Sì, esatto. Ti ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Siamo in Piazza della Vittoria, questo dovrebbe essere il monumento ai caduti e tu dovresti essere Elisa Pupili? Sì. Ciao, piacere, Chiara Cetarelli, Italia Amore Mio. Come vedi, abbiamo risposto al tuo invito, eccoci qui a Muccia. Allora, subito una domanda sull'origine di questo nome che mi ha incuriosito. Sì, il nome Muccia deriva da un soldato romano, Muzio Scevola, il famoso Muzio Scevola, che era di passaggio in queste terre. Lo stemma di Muccia infatti deriva proprio da lui, in quanto si vede la mano sul braciere. Senti, dove ci vuoi portare prima di andare a visitare il tuo posto del cuore? Centro storico, vicolo del castello. Andiamo? Ci mettiamo in moto? Stiamo camminando lungo il vicolo del castello. Elisa, ma dov'è questo castello? Questa è una delle tre torrette rimaste del castello. Ah, questo qua? Sì. Senti, in che epoca è stato costruito? È stato costruito dalla famiglia di Davarano nell'epoca dei comuni, nel Medioevo. Chi era la famiglia Davarano? Una famiglia nobile? Sì, una famiglia nobile che comandava più o meno tutto il territorio, però era residente soprattutto a Camerino. Tu lo conosci bene questo castello? Sì, in questo vicolo noi giocavamo da bambini, immaginavamo di essere in un castello vero. Una grande reggia. Sì. Però adesso sappiamo che comunque le mura circondavano tutto il paese. Ho capito, e oggi sono rimasti solamente delle parti? Sì, tre torrette di cui due ristrutturate. Abbiamo fatto una piccola deviazione e siamo appena fuori Muccia. Come mai ci hai portato qui, Elisa? Questa chiesa, che si chiama Santa Maria di Varano, è una chiesa a pianta ottagonale. È una chiesa particolare perché nella provincia di Macerata ce ne sono solamente tre, compresa questa. Si chiama Santa Maria di Varano? Sì, come la famiglia del castello. Come la famiglia del castello. E al suo interno contiene gli affreschi di De Magistris, un famoso pittore, e tutt'oggi c'è una mostra molto importante. Non diciamo altro perché la andiamo a vedere insieme. Andiamo. Thank you.
Come vedi, questi sono gli affreschi di De Magistris e ce ne sono anche degli altri in tutta la chiesa. Però adesso ti voglio mostrare il pezzo forte della mostra. Di cosa si tratta? È una tomba che è stata rinvenuta insieme ad altre tre nella Maddalena di Muccia. E questa qui? Eh sì, e fa parte di una necropoli picena del VII secolo avanti Cristo. Al suo interno, oltre allo scheletro di una donna, sono stati rinvenuti anche degli utensili e degli oggetti di uso comune. E anche nelle altre tombe sono stati rinvenuti degli utensili che testimoniavano che Muccia era un antico crocevia, perché erano genti che comunque si davano al commercio e quindi era un popolo che testimoniava il passaggio di genti straniere, di tante genti. Sì. È arrivato il momento di conoscere il posto al quale sei più legata, però bisogna tornare a Muccia? Sì, ai giardini. Andiamo. All'interno dei giardini comunali finalmente conosciamo il luogo del cuore di Elisa, giusto? Ce lo presenti? Questo è il mio albero. È un albero che mi ricorda le amicizie, le chiacchierate. E noi che eravamo proprio dentro a quest'albero, nascosti dagli sguardi indiscreti degli adulti. Un rifugio naturale. Sì, era il nostro posto segreto. E vi arrampicavate? Eh sì. Le mamme non erano contente. Che cosa provi ogni volta che vieni qua? Nostalgia, felicità per i momenti passati. E ricordo comunque tutte le amicizie che ho coltivato proprio in questi luoghi. E attraverso quest'albero che vi ha unito. Sì. Bene, allora sai che facciamo? Ti regaliamo una foto proprio qui, in questo posto dove c'è tutto il tuo cuore. E salutiamo anche voi a casa. Ciao, ci vediamo presto, in posa.